Bon dia, ciao tutti. Facciamo Nicolas. Tanto mi vuol chiamare Nico, Nicola. Mi sono usato a sentire tutti do. Perché la mia famiglia mi ha chiamato sempre così. E, ho 17 anni. Mi sono qua adesso all'Università di Harvard. Mi sono qua per un programma di pre-collegio per 2 settimane. Allora, sono qua a studiare il corso del governo, del politico. Come politici, mi come la che experimenti adesso mentre quel che vuoi studiare, no? Quindi che io sono 18 e anche la che andai fuori all'università per 4 anni, la che vedo adesso quel che mi interessa, no? Per non essere dal lato di che oh, che non mi piace, che vuoi andare a cercare, non mi interessa, no? La che busca adesso, la che andai a cercare adesso, mentre quel che vuoi studiare. Mi sono nato negli Stati Uniti, mi sono nato nel stato di California perché adesso sono nel stato di Massachusetts. In California sono nato a Los Angeles, là dove vive me e la mia famiglia. Mi vivo con mio papà, mio fratello, mio due nonni, mia yeia, mio due primi e la morosa della mia yeia. L'ho dimenticata al parole, ma già mi ho pensato. Parliamo un po' della mia famiglia. Adesso puoi parlare della lingua, bene? Da quella che parla adesso. Questa lingua è una lingua che gli parla Chipilo, in Messico. E la storia di questa lingua è stata che nel 1882 un gruppo di veneti, italiani, gli inizi a Messico. Così è scampato quasi fra Italia e Messico perché è stato molto difficile. In Veneto, in chi ha fatto che scampea, ma all'estate, in grande ragione, o molto ragione, l'estate che al piave aveva massa tant'acqua, no? Allora gli ha distrutto i campi, gli ha distrutto case, e non gli ha onde da vivere, allora gli inizia a Chipilo, in Messico. E io vivo là e fino al video un po' io preservare e conservare questa lingua che è la che parlo adesso a Watri. Dicendo che non sono nata mai a Messico, ma i denti, la famiglia, io ha sempre conservato questa lingua, io ha sempre conservato le tradizioni, le culture, le arti raro e perché dopo 100 anni ancora la gente parla, ancora la gente pratica e allenarti che fino al video un po' la mi fa wow, la mi fa. Posso pues, dire che noi stiamo qua a parlare, ma tanto altro che può dire a lei che a Chipilo delle 4.000 abitanti che vive là e chi parla, e là ancora mantiene tante tradizioni come la blusa della bufana, ancora fa il capo del anno, ma anche gli adottano altre tradizioni messicane come le posade, un'altra arte. No? Puoi vedere anche in documentari a YouTube, puoi mettere Chipilo e tu vedi là tutta la storia, tutto quel che è da sentire a Chipilo. Così almeno c'è quasi niente da parlare di Pino. mi sono a Harvard, già mi manca 3D, di 3D andai in giro a California. E alle tutte, credo. Grazie a sentirmi a tutti e grazie a Wikitongues per darmi questa opportunità. Have a buen día a tutti. Gracias.